Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Parleremo ora di mono e multiamplificazione. Proviamo a procedere con ordine per capire di cosa stiamo parlando. Il segnale proveniente dalla nostra sorgente entra dentro la sezione di preamplificazione o dentro il preamplificatore, se parliamo di componenti separati, e da questa sezione, dal preamplificatore, va alla sezione finale o all'amplificatore finale, che amplifica il segnale e poi attraverso i morsetti lo invia alle casse. Normalmente ci troviamo in una situazione dove abbiamo un finale che manda un segnale destro e sinistro a due casse. Molto spesso però, forse ve ne sarete accorti, le casse dispongono non soltanto di una coppia di morsetti di entrata, ma a volte di due, se non di tre coppie, che sono in genere ponticellate, ovvero collegate le une alle altre, per ricevere un solo segnale e poi distribuirlo attraverso il crossover interno, che è una scheda passiva dove il segnale viene diviso secondo le frequenze giuste da inviare ai singoli componenti, ai singoli driver che costituiscono la fonte di suono della nostra cassa. Questa è la normalità. In realtà la presenza di più morsetti implica il fatto che è possibile multiamplificare una cassa e vi sono praticamente due vie. Abbiamo la multiamplificazione attiva e la multiamplificazione passiva. Cominciamo dalla multiamplificazione attiva. Io per esempio possiedo una coppia di casse ibride della Sanders, le 10B, che sono praticamente formate da una sezione planare per le vie medio-alte e da un subwoofer per le vie basse. Si tratta di casse senza crossover interno, nel senso che la suddivisione delle frequenze è affidata ad un crossover elettronico che le suddivide in maniera assolutamente perfetta e specifica per quel tipo di cassa e le invia ad una sezione, quella dei bassi, che attraverso un cavo va ad amplificare il subwoofer presente nella cassa, e una sezione per le vie medio-alte che attraverso un amplificatore invia il segnale alle casse, alla sezione delle casse planare dedicata appunto alle medio-alte. Nel caso specifico si tratta di un sistema chiuso, nel senso che io dispongo di un crossover amplificatore per le vie basse della Sanders e di un finale sempre della Sanders, che sono stati studiati e costruiti apposta per questo sistema, che non prevede quindi l'utilizzo di amplificatori che non siano della marca e del costruttore che ha fatto le casse. Però può succedere che dei sistemi multiamplificati possano essere costruiti con l'utilizzo di un crossover esterno in cui vanno inseriti i dati e le frequenze e il taglio giusto previsto dal costruttore, o studiato attraverso, un ascolto, ma tendenzialmente in questo caso credo che ci si debba fidare in maniera molto precisa ai dati di targa offerti al costruttore, e questo segnale suddiviso in più frequenze viene inviato a singoli
amplificatori a singoli finali che inviano poi il segnale che è soltanto rappresentato da una precisa sezione dell'intera gamma di frequenze e viene inviato alla cassa e inserito nei terminali corrispondenti a quella fascia di frequenze. Le casse nel caso della Sanders sono prive di crossover, ma potrebbero anche contenere un crossover passivo che comunque riceve il segnale soltanto nel range di frequenze che sono deputate alla riproduzione di quella fascia dell'ascolto, diciamo, del suono. L'amplificazione, quindi la multiamplificazione attiva, prevede, come ho detto, la presenza di più finali. Nel caso, ho detto, delle Sanders parliamo di finali dedicati, ma ci può anche essere una soluzione molto raffinata di utilizzare finali di marche diverse in un lavoro di messa a punto molto complesso che passa anche attraverso dati di tipo tecnico, tipo velocità di ripple e interfacciamento ottimale, per ottenere, come dire, un suono particolarmente personalizzato e studiato nei minimi termini. È un lavoro molto difficile che implica, secondo me, anche una grande esperienza, una grande pazienza nel trovare gli eventuali finali diversi per le singole frequenze. Questa è, in parole povere, la multiamplificazione attiva. Qual è il vantaggio della multiamplificazione attiva? Tendenzialmente è quello, da un lato, di far lavorare i singoli driver o le singole sezioni della nostra cassa soltanto nelle frequenze che gli sono deputate, che sono previste dai dati di targa. Dall'altro, dal punto di vista del risultato sonoro, l'idea è quella che una multiamplificazione rispetto ad un'amplificazione singola, anche immaginando che nella multiamplificazione non si aumenti il risultato totale dei watt, nella misura in cui le singole sezioni di una cassa non hanno bisogno tutte della stessa quantità di watt, ma necessitano di quote diverse a seconda del range di frequenze che riproducono. Vi dicevo, l'obiettivo principale, direi, che si può ottenere, che io personalmente nella mia esperienza di possessore di sistemi multiamplificati, a parte l'ultimo di cui ho parlato che possiedo, mi fa dire che il vantaggio più grosso è un aumento a volte molto significativo della dinamica. Cioè, un sistema multiamplificato mostra una velocità ed una capacità di riprodurre, come dire, la dinamica dell'evento musicale superiore a una monoamplificazione. Non si tratta, tengo a precisarlo, se l'amplificazione è scelta con cura e le casse sono buone, di differenze abissali. Ma indubbiamente può essere molto interessante passare da una mono a una multiamplificazione proprio per ottenere un risultato ancora più realistico nella riproduzione della musica che ci piace. Diverso invece è il discorso della multiamplificazione passiva. Abbiamo detto che le casse a volte dispongono non solo di una coppia di morsetti, ma mettiamo di due, che ponticellati funzionano come se fosse un'unica coppia di morsetti, ma non ponticellati, cioè separati, suddividono il segnale e inviano il segnale che arriva dall'amplificatore a un crossover che è progettato per essere separato, cioè inviano il segnale alla parte del crossover che riguarda le frequenze basse e alla parte del crossover interno alla cassa che è deputato alla, come dire, gestione delle medio-alte. La multiamplificazione passiva prevede che il segnale alle casse venga dato da due coppie di da una coppia, chiedo scusa, di amplificatore stereo.
che inviano il segnale completo, cioè non filtrato per frequenze come avviene con la presenza di un crossover elettronico, alle due coppie di morsetti, e che poi il crossover interno le filtri e le invii in maniera corretta ai driver che sono collegati a quella sezione del crossover, sia esso la sezione dedicata alle medio-alte o sia esso la sezione dedicata alle basse frequenze. È diverso quindi il processo tra le due situazioni che ho descritto, nel senso che nell'amplificazione, nella multiamplificazione attiva, noi abbiamo la presenza di un crossover elettronico che a monte separa le frequenze, mentre nella multiamplificazione passiva noi abbiamo un segnale completo che viene poi gestito in maniera separata dal crossover interno delle casse acustiche che noi possediamo. Ci sono due, a questo proposito, due teorie, cioè disponendo di due amplificatori uguali si può decidere una multiamplificazione passiva orizzontale o verticale. Cosa significa? Orizzontale significa che noi manderemo il segnale per i morsetti delle medio-alte e delle basse ad un singolo finale che si occupa solo di amplificare, di mandare il segnale amplificato a quei morsetti delle medio-alte o delle basse. Oppure verticalmente noi avremo un finale che a quel punto diventa il finale del canale destro e l'altro finale che diventa il finale del canale sinistro, in cui il segnale, che non è più canale destro, canale sinistro, ma segnale A e segnale B del lato destro, segnale A, segnale B del lato sinistro, vengono inviati ai morsetti che a quel punto poi lavorano internamente per la separazione delle frequenze, come vi ho detto prima. Queste due soluzioni, verticale e orizzontale, tanto a cominciare prevedono che la soluzione verticale, cioè quella di suddividere il segnale in destro e sinistro, prevedono necessariamente la presenza di due amplificatori assolutamente identici, mentre la soluzione orizzontale, cioè quella di suddividere il segnale tra un finale che gestisce le alte frequenze rispetto all'ingresso delle casse, rispetto al finale che gestisce le basse frequenze rispetto all'ingresso nelle casse, può permettere la scelta di finali diversi per le due sezioni di frequenza. Anche qui, facendo molta attenzione anche ai dati di targa e a quindi la compatibilità tra i due finali, c'è la possibilità di immaginare un lavoro di messa a punto per un'ulteriore raffinatezza nella riproduzione, individuando il finale più adatto alle frequenze alte e quello più adatto alle frequenze più basse. Il risultato della biamplificazione passiva è, come dire, di un certo interesse, nel senso che indubbiamente anche qui noi troviamo in genere un miglioramento abbastanza marcato della dinamica, questo l'ho sempre notato, e anche per certi versi un miglioramento meno marcato, secondo me, rispetto all'uso di un solo amplificatore per quanto riguarda il microcontrasto, cioè la definizione del suono nei suoi particolari più intimi, più piccoli e più raffinati. Qual è la mia opinione su questo sistema di utilizzo del nostro impianto? Beh, intanto per cominciare, io credo che arrivare alla multiamplificazione, sia essa passiva o attiva, è un processo che dovrebbe avvenire nel tempo. Cioè, io credo che la cosa migliore sia cominciare con un sistema il più semplice possibile per educarsi anche all'ascolto e a capire con precisione cosa vogliamo dare impianto.
E poi il secondo, un passaggio successivo può essere quello di adottare la multiamplificazione, che implica ovviamente, oltre che una certa cultura dell'ascolto, implica anche delle prove che spesso sono un po' complicate da realizzare. Diverso è il caso delle mie Sanders, dove in qualche maniera si deve scegliere di acquistare un sistema completo formato dalle casse e dagli amplificatori dedicati, e questa è una scelta che ovviamente va fatta a ragion veduta, avendo avuto modo di ascoltare questo sistema ed essendone, come è capitato a me, innamorati, diciamo. Quindi concludendo, credo che passare da una mono a una multiamplificazione sia un passaggio di un certo interesse. Non è certamente la soluzione ultima a cui si deve puntare, ma una delle variabili che può essere presa in considerazione per ottenere il miglior suono possibile della nostra catena audio. Certamente è un qualcosa che va immaginato, specie se si parla sistemi non dedicati, va immaginato come, ribadisco, un progetto da vedersi nel tempo, perché certamente per la complessità dell'interfacciamento e per la necessità di una messa a punto a volte molto, molto precisa e complessa, ci vuole una grande esperienza, una grande, come dire, educazione di ascolto e anche una certa capacità di comprendere e leggere i dati di targa e valutare con precisione quindi gli aspetti elettrici di interfacciamento, che sono sicuramente importanti e che vanno comunque compresi per poter avere il meglio. E quindi diciamo che è una roba da audiofili avanzati, ma è un qualcosa che credo che in qualche maniera possa rappresentare uno step up interessante per ottenere il miglior suono possibile dal nostro impianto. Sabe Dios che angustia ti accompagnò, che dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola marina.